Siamo al Circolo Nautico di Castellammare con Maria Rosaria Selo, che presenterà stasera insieme a altre due colleghe autrici, Vincenzina Ora lo sa, edizioni Rizzoli. Cosa sa ora Vincenzina? Dunque, Vincenzina sa tante cose, tre soprattutto. Che cos'è la famiglia, che cos'è il lavoro e che cos'è l'amore che incontrerà all'interno della fabbrica. Parliamo dell'Italsider, chiaramente di una delle fabbriche più importanti del centro-sud, e Vincenzina è la figlia di un operaio che con tanto sacrificio porta Vincenzina a studiare, a laurearsi eccetera, ma ahimè muore, va malato di cancro e la ragazza dovrà subentrare al suo posto al lavoro, prendere il suo posto e diventare operaia nel settore delle pulizie, però nell'indotto, non nella fabbrica. E quindi abbandonare, insomma, chiudere nella bara di suo padre i propri sogni e trasformarsi in qualcosa d'altro, però qualcosa di molto importante, di fondamentale. Siamo negli anni 70-80, quindi un decennio importantissimo per quello che riguarda la rivoluzione industriale, l'economia e soprattutto i movimenti delle donne. Una donna che diventa capofamiglia all'improvviso. Differenze tra ieri e oggi? Succede di frequente che si verifichi una situazione del genere, o prima era la società che determinava una situazione del genere, mentre oggi invece pare che le donne siano capofamiglia a prescindere? Beh, diciamo che siamo passati dal patriarcato al matriarcato, insomma, forse un pochino, nel senso, non ovviamente scherzo. Comunque all'epoca era comunque complicato, era davvero difficile che una ragazza, magari anche così giovane, entrasse, diventasse capofamiglia. Ma ahimè, quello che accade a Vincenzina lo deve fare per forza. Adesso ovviamente siamo in un periodo diverso, ci sono mille agevolazioni, soprattutto anche per quello che riguarda gli studi, perché Vincenzina deve lasciare gli studi per poter lavorare 8 ore al giorno, no? Mentre invece adesso c'è magari una morbidezza, si può trovare un lavoro, si potrebbe, si dovrebbe trovare un lavoro per minori ore, quindi diciamo continuare a studiare, continuare a seguire i propri sogni. Però insomma, poi di differenze eclatanti non ce ne sono, diciamo che è sempre difficile mandare avanti una famiglia per una ragazza così giovane, magari con una sorella piccola così come nella storia, con una madre difficile che si chiude in un lutto così intimo e doloroso, insomma, e ovviamente va poi contestualizzata la storia. Capita anche questo, ecco. Capita anche questo, ma noi siamo nel matriarcato. Riprendiamo anche questo. Come mai le è venuta in mente la voglia di raccontare questa storia? Ma perché l'Italsider è dimenticata, è storia contemporanea, noi insomma autori dovremmo raccontare quello che è successo ieri. È importante soprattutto per i ragazzi capire che la nostra storia, che cosa è stata la lotta operaia, che cosa sono stati i movimenti femministi. Il femminismo non intendo solo quello politico, ma anche quello filosofico, quello che ha accompagnato tante donne e che ha poi aperto le porte a nuovi orizzonti, a viste meno miope, insomma, relativamente al percorso delle donne. Quindi insomma, diciamo, questa voglia, è difficile che i libri raccontino questo, e soprattutto anche, mi ripeto, la fabbrica che comunque, ahimè, è dimenticata, non trova pace, l'Italsider lo sappiamo tutti, dopo l'Italsider c'è stata la Città della Scienza, incendio doloso anche lì, è un luogo che non trova pace, un luogo bellissimo, una fabbrica costruita su uno dei litorali più belli della Campania, che purtroppo ancora oggi, siamo nel 2023, non trova la tranquillità, la pace che dovrebbe avere. Assolutamente, mi piace ricordare, ascoltando quello che diceva, la fabbrica ha rappresentato anche per le donne la possibilità di emanciparsi. Per esempio nell'agro nocerino sarnese c'erano le fabbriche che poi sono state chiuse e che hanno, nel momento della loro chiusura, hanno determinato anche un ritorno indietro delle donne che erano diventate capofamiglia, quindi erano anche in grado di gestire del denaro, cosa che fino a quel momento non era mai stato possibile. Quanto è importante oggi per una donna avere la gestione economica?
Della... Secondo me è importantissimo, fondamentale. Cioè, è una libertà, un'eguaglianza, cioè, noi viaggiamo per quello, no? Lottiamo, abbiamo lottato e continuiamo a lottare per quello. Quindi è ovvio che, ragazze, è ovvio che, diciamo, è una cosa alla quale teniamo moltissimo. E il movimento delle donne è questo, e deve continuare ad esserlo. Il riscontro nei lettori, le giovani generazioni, le ragazze, ha avuto, che impressione ha avuto? Qualcuno le ha mandato un ritorno di che tipo? Se c'è stato, non c'è stato? C'è stato, come no? Io soprattutto adesso sto, diciamo, è il mio secondo giro, ho fatto 70 presentazioni in tutta Italia, adesso sto andando nelle scuole. Le ragazze si commuovono moltissimo conoscendo Vincenzina, ovviamente Vincenzina è una formica, no? È un piccolo ingranaggio nella storia grande con la S maiuscola, quindi lei comunque ha, le ragazze, le studentesse che ho incontrato parteggiano per lei, sono con lei, prendono da lei forza, quindi per me è una grande emozione, ecco, quando un personaggio diventa di carne, quando il libro non è più tuo ma diventa di chi lo legge, questo è lo scopo ed è, diciamo, una grande conquista per lo scrittore. Che tipo di scrittura predilige? Una scrittura che classica, tende... classica, sicuramente classica. Chiedo scusa, siamo continuamente distratti da... Va bene, comunque sì, scrittura classica, assolutamente sì. Per esempio le storie anche, voglio dire, le faccio un esempio, il Conte di Montecristo, sì. Tanto per dirne uno. Cioè, mi ha emozionato tantissimo. Elsa Morante, che è ovviamente altra epoca, altra storia, ma lo stesso mi ha colpito tantissimo. Quindi diciamo, la scrittura è una letteratura classica, quella mi piace tanto. Ci sono anche poi le sperimentazioni, gli scrittori giovani che insomma hanno un altro stile, un altro modo, per carità interessantissimi, però ecco, se devo dire, il mio cuore tende sempre al classico. Allora consigliamo, anzi lasciamo all'autrice l'ultima parola, perché leggere questo libro? Oltre a tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora, compresi i passeggiatori solitari, diciamo, che cosa consigli? Perché? Perché? Perché Vincenzina si fa voler bene, Vincenzina si fa amare, una ragazza piena di forza, di determinazione, insieme alle sue amiche, le amiche di cantiere diventeranno un'unica voce che danno forza alle donne, quindi leggete. Assolutamente. Allora, Maria Rosaria Seno, Vincenzina ora lo sa, Rizzoli Edizioni. Grazie, alla prossima.